qualcosa del genere. Credo a una sola parola. Thank you.
Che mi racconti? Oh, ciao, Adam, che mi racconti? Heller mi ha mandato a... A vedere a che punto sono? Cazzo, gli ho detto di non mettermi fretta. È un lavoro delicato, Adam. L'eccellenza richiede tempo. Quindi? Beh, avevo ragione. Sono o non sono bravo? Cosa hai scoperto? Oh, solo qualche frammento di quello che sembra il timer della bomba. E indovina un po'? È uno Stanek. Uno Stanek. Il timer della bomba era un orologio da polso. Allora sappi, mio caro esperto, che quella di usare un timer meccanico non è un'idea così scema. Gli scanner di sicurezza rilevano tutti i circuiti elettronici sospetti, quindi ha senso usare qualcosa di retro. Gli Stanek sono fatti qui in zona. Farò una visita al negozio. Temo sia chiuso, ma forse ho già la soluzione. Ecco, Nomad Stanek, fondatore e proprietario del negozio. Vive a Derni Obvod, vicino alla stazione del Pellegrino. Putnik na Draži, in cieco. Edificio 96, secondo piano. Grazie, andrò a controllare. Bene, fammi sapere come va. Thank you.
sembra che siano tutti paranoici. Cerca di scoprire chi ci ha violati, sperando che non sia stato nulla di grave. Uno il suo. Gary, dai, facciamo saltare tutto. Ehi, qui faccio io.
Sakasan, l'informazione live. Simpicus. Esclusività. Anonimato. Sicurezza. Queste sono le più grandi. Non so proprio cosa dire. Thank you.
tormenta. Dovevamo prenderlo vivo. Che dovremmo prenderla. Mi serve. Dubito di trovare qualcosa. Thank you.
che odio di più del lavorare fino a tardi sono i barboni che vengono qui quando fa buio. Alex, sono nell'appartamento di Miller. Qui c'è fin troppo ordine. Che ti aspetti? È un ex-ass. La vita militare ti rende un maniaco dell'ordine. Se c'è la dei segreti in casa sua, Adam, saranno ben nascosti. Tutti hanno le proprie debolezze. Devo solo sapere qualcosa in più su di lui per capire le sue. Alex, sono nel computer di Miller. La sua vita personale è bella incasinata, ma non trovo niente di incriminante. Continua a cercare. Potremmo non avere altre occasioni. Thank you.
accesso negato. Trovato qualcosa in quell'appartamento? Come dicevi tu, Miller nasconde bene i suoi segreti. Ma continua a cercare. Alex, ho trovato qualcosa. La scheda d'accesso alla NSN di Miller. Deve averla lasciata qui quando ha usato il suo secondo computer. Il suo secondo computer? C'è qualcosa di scottante? Sta aggirando il sistema, usando connessioni personali per condurre indagini. Ma questo non ci dice niente. Dobbiamo ascoltare tutta quella conversazione NSN. Cazzo, è un bel rischio. Ma sarebbe meglio. Perché? Hai scoperto qualcosa sulla VersaLife? Niente di buono. Vediamoci nel piccolo cortile vicino alla TF-29. Ti spiegherò. Hai già controllato quell'appartamento sulla Rapni? Ho avuto da fare. Vacci al più presto. Stando ai registri dell'immigrazione, Orlov non resta mai troppo a lungo a Praga. Sei. Ehi, grazie per essere arrivato in fretta. Non avevo voglia di farmi vedere qui tutta sola mentre ti aspettavo. So essere cortese, ogni tanto. Allora hai scoperto qualcosa sulla VersaLife?
Sì, 2 mesi fa hanno trovato il cadavere di una ricercatrice nel loro campus di Rocca Secca Beach. Divisione progetti speciali, avvelenata, proprio come Racker. Lei chi era? Annick Norstad. Perché? Laggiù conosci qualcuno? Non importa, lascia perdere. Cazzo, odio la Versalipe, Adam. Quando volavo per la Bell Tower a Panama, ne ho passate di brutte con loro. Sono il motivo per cui sono diventato un bersaglio. Se c'entrano qualcosa, siamo davvero nei guai. Se c'entrano qualcosa, li beccheremo. Ma prima dobbiamo scoprire di più. Parlami di quella ricercatrice. Il caso della Norstad è stato insabbiato per bene. Nessun rapporto della polizia, niente autopsia. Per l'assicurazione è stato un incidente sul lavoro. Lavorava con sostanze patogene pericolose, giusto? Pare di sì, ma per Genos c'è dell'altro. È stato lui a scovare il rapporto e dice che era strano. Strano in che senso? Piano di spazi vuoti e dettagli mancanti. Non mi ha detto di più. E tu non hai pensato di chiederglielo? Mi stai accusando di qualcosa? Genos dice un sacco di cose e riesce sempre a dare una risposta, anche quando nessuno sa che fare. Quanto mi piacerebbe incontrarlo. Beh, io lo trovo rassicurante. Il collettivo a persone ovunque riceve molte informazioni, ma è Genos a tenerci uniti, ad aiutarci a decifrarli. Lui riesce a distinguere il senso nel caos. Eppure non l'hai mai incontrato. Nessuno incontra Genos. Nessuno sa dove si trova, né chi sia. Diavolo, neppure cosa sia. Ti ci abitui dopo un po'. Per me l'importante è quello che scopre. La Norstad è stata avvelenata, come Racker. Che si tratti di un'arma biologica. La scheda di accesso di Miller ci aiuterà a scoprirlo. E come? Non ti seguo. Le comunicazioni NSN sono archiviate nella memoria del sistema. Se io accedessi come Miller, usando la sua scheda, potrei riascoltare quella conversazione con i suoi capi. Cazzo, Adam, non è come piazzare una cimice. Dovrai stare seduto su quella sedia per un bel po'. Se ti beccassero... Correrò questo rischio. Come vuoi. A patto che tu mi faccia ascoltare tutto in tempo reale. Fa attenzione, Adam. Chiamami appena accedi alla macchina. Thank you.
Tracciamento avviato.